Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Non mi ero mai accorto e non ho mai avuto notizie che abbia potuto rilevare sul web di un problema che ha spuso. Un problema non indifferente di cui però non c'è traccia da nessuna parte. Prima di parlarne vi chiedo di iscrivervi al canale qualora non l'aveste fatto, di cliccare la campanellina per essere sempre aggiornati sulla pubblicazione dei miei nuovi video. Sono raggiungibile su Instagram e all'indirizzo mail che trovate giù in descrizione. Se volete supportare il canale, lo potete fare tramite il mio referral link di Amazon che trovate sempre giù in descrizione. Potete effettuare i vostri acquisti senza spendere un solo centesimo in più, ma supportare il canale. Bene, allora Spusu ha un problema. Me ne sono accorto casualmente, io ho avuto anche una SIM Spusu con cui ho fatto dei test internet. Difficilmente quando testo le SIM faccio più di qualche chiamata solo per provare la linea, però mia madre ha una SIM Spusu in dotazione. Bene, che cosa accade? Che se mia madre è occupata in una conversazione e io provo a chiamarla, non sento il tono occupato, ma squilla il telefono per alcuni secondi e poi una voce automatica informa che l'utente non è raggiungibile. Allora ho detto, mi sono posto il problema, ho detto contatto Spusu perché non trovo nel sito nessun modo per poter disattivare questo tipo di annuncio. E loro mi hanno informato e confermato che non hanno il tono di occupato. Quindi praticamente se un cliente è occupato in conversazione e qualcuno lo chiama, sentirà squillare per poi ricevere il messaggio automatico che l'utente non è raggiungibile. Questo è un po' destabilizzante perché siamo abituati ovviamente che se chiamiamo qualcuno e il numero è occupato, dobbiamo sentire il tono occupato e capiamo che è occupato. Il fatto che squilli e poi arrivi quel messaggio può essere depistante, uno può pensare a tutto, o che in quel momento non prende il telefono della persona a cui stiamo chiamando, oppure che si trova in zone non raggiungibili. Io infatti mi sono imbattuto in questo problema, ho chiamato mia madre più volte, dava questo messaggio, poi ho detto mamma, ma ti trovi in qualche zona non raggiungibile? E lei mi ha detto no, ero impegnata in conversazione. Quindi, essendomi insospettito, ho contattato Spuso e mi hanno confermato che non hanno il tono occupato. Non se ne parla da nessuna parte. In internet non ho trovato nulla nei blog che parli di questo. Mi sembra davvero una cosa molto strana. Bene, allora l'informazione ve l'ho data io, vi ho informato io. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi chiedo ancora una volta di iscrivervi al canale e cliccare la campanellina e supportarmi. Io vi ringrazio per l'attenzione, un abbraccio, un saluto da Giuseppe.